Ragazzi, buonasera, eccoci qua. Allora, sconfitta dalla Juventus con la Lazio in Supercoppa, una vera disfatta, una vera disfatta. Complimenti alla Lazio perché è una grande squadra, ma noi comunque, ragazzi, anche se siamo una bella squadra, dobbiamo dire le cose come stanno. Siamo incompleti, siamo incompleti. Siamo incompleti perché analizziamo ruolo per ruolo. Il portiere ce l'abbiamo buono, Szczęsny, e in porta abbiamo Buffon, quindi in porta abbiamo due grandi portieri. In difesa, anche se si è infortunato Chiellini, che è stata una grave perdita, ma bene o male, a centro abbiamo dei difensori degni, tipo Demiral, tipo Bonucci, tipo De Ligt, che comunque, a parte quei falli di mano iniziali, non ha fatto mai cazzate, quindi in difesa siamo combinati bene. In attacco abbiamo un attacco stellare con Higuaín, Dybala, Costa, Ronaldo e chi più ne ha, chi più ne metta. Ma dov'è che siamo scarsi? Siamo scarsi a terzini. Siamo scarsi a terzini perché quando la gente va, attacca e arriva nella nostra difesa, praticamente abbiamo Cuadrado che è un terzino adattato, non è il suo ruolo originale. Poi abbiamo Danilo che non è un granché, è buono anche per panchinaro. Poi abbiamo quella pippa madornale di De Ciglio. Dirigenza, ma la vogliamo comprare un cazzo di terzino destro forte? Un terzino destro forte. Uno. Vi siete venduti a Alves e l'avete rimpiazzato dopo un anno con Cancelo. Ora vi siete venduti pure a Cancelo e questo terzino forte non sta potendo arrivare. Quindi abbiamo un punto debole lì in difesa. Un punto debole. Per non parlare del centrocampo, noi possiamo avere all'attacco anche Pelé, Platini e Maradona. Oppure mettiamo Garrincha, Rivelino e Pelé, l'attacco del Brasile che vinse il Mondiale nel 70. Ma se questo attacco non è supportato da un centrocampo valido, noi questo attacco segnerà poco. Perché nel gioco del calcio gli attaccanti devono praticamente buttare la palla a rete. In rete, questo è il compito dell'attaccante. Un attaccante bravo è i centrocampisti procurano i palloni, danno i palloni agli attaccanti. Gli attaccanti, da che mondo è mondo, devono buttare la palla a rete. Ma questi palloni li procurano i centrocampisti, i vari centrocampisti o le ali che scattano. E i centrocampisti, magari di fascia, in un centrocampo a 4. Ma in questo caso, noi abbiamo due centrali. Quindi i centrocampisti sono quelli che procurano la palla. Secondo voi Messi avrebbe fatto tutti questi gol se non fosse stato supportato in questi anni da Iniesta, da Xavi, da Sergio Busquets? Ronaldo stesso a Real Madrid era un animale perché era supportato da Kroos, Casemiro, Isco, più ne ha più ne metta. Aveva tutti i campioni, aveva Modric, tutti aveva. Noi che cazzo abbiamo? Allora, qua il problema è serio, il problema è serio. Noi abbiamo avuto un centrocampo fortissimo con Vidal, Pogba e Pirlo. Questo centrocampo non è stato più rimpiazzato, non è stato più rimpiazzato. Secondo voi, e qua do ragione a David Siracusano, il mio amico juventino, do ragione a lui. Come facevamo a vincere i campionati quando c'era Conte, con quell'attacco che avevamo noi? Con Vucinic, Matri e Quagliarella, che non me ne vogliate, non era fortissimo questo attacco, erano dei bravi giocatori, ma non erano fortissimi. Però erano supportati da Vidal, da Pirlo e da Pogba, tre centrocampisti con i controcazzi, che questi qua, oltre a rubare palloni, impostavano l'azione, segnavano, perché Vidal segnava, Vidal e Pogba ci hanno risolto l'inferno delle partite. E questi centrocampisti, Vidal, Pogba e Pirlo, non sono stati rimpiazzati, soprattutto Pirlo faceva 1 milione di passaggi a partita, 1 milione. Ora, stasera, se noi rifacessimo la stessa partita con Vidal, Pirlo e Pogba, con questo attacco, Ronaldo, Higuaín, Costa e tutti questi qua, la Lazio perderebbe 5-3, perderebbe 5-3. Questa partita finirebbe 5-3 perché i tre gol della Lazio io gliele voglio lasciare. Gliele voglio lasciare. È un problema gravissimo.
urge a gennaio, subito. Abbiamo fatto una figura di merda. 3-1 in campionato con la Lazio e 3-1 adesso in Supercoppa. Abbiamo fatto una figura di merda. Urge un centrocampista, per non dire due, ma per il momento ne urge uno. Perché ragazzi, quest'anno se non vi prendete questo centrocampista, la Champions, prima o poi passa il Lione, ma i quarti ci buttano fuori di nuovo. L'anno scorso per questo centrocampo orrendo sei uscito fuori anche con l'Ajax perché non avevi gioco. Ronaldo solo non basta, Ronaldo si inventa la giocata, ha fatto la giocata, andata e ritorno, ma più di quello che cosa può fare quello? Se non è supportato da un centrocampo. Noi abbiamo le bombe atomiche in attacco, Pipi De Guain, Dybala, Costa, Ronaldo. Ma che cosa possono fare questi se non sono supportati dai centrocampisti? Abbiamo fatto un'ennesima figura di merda. Lo stesso Sarri che è messo lì, che ha un gioco champagne. Ma che gioco champagne deve fare che nel Napoli aveva Jorginho, Allan, Caleon, Amsic? Non scherziamo, mani al portafoglio, l'ho detto in un precedente video, mani al portafoglio, state facendo perdere la faccia a Cristiano Ronaldo, non aveva mai perso una finale, stasera l'ha persa, state facendo perdere la faccia a Cristiano Ronaldo, e ci avete fatto perdere l'ennesima Supercoppa. Contro la Lazio, già sono due che perdiamo negli ultimi anni in Supercoppa con la Lazio, sono due già. E io sono incazzatissimo. Io già l'ho visto quest'anno in questo mercato. A parte Di Mirale con un buon difensore, a parte il ritorno di Buffon e di Guini che ero contentissimo, questi sono dei colpi secondo me. A parte De Ligt, giovane, buon, difesa e prospettiva. Ma io mi aspettavo un centrocampista, non è arrivato nessuno. Chi cazzo è arrivato a centrocampo? Chi è arrivato? Per giunta ci siamo indeboliti anche togliendoci Cancelo. Infatti quest'anno abbiamo i buchi anche nei terzini. Io l'ho detto, appena ho visto che si sono levati a Cancelo, non ha rimpiazzato il terzino e non è venuto nessun centrocampista, l'ho detto, siamo più scarsi dell'anno scorso. E così è stato. Abbiamo i buchi nei terzini e abbiamo il buco anche a centrocampo. Abbiamo il buco. Ragazzi, non va bene così. Quest'anno, cioè già la Supercoppa è andata via, la Champions è impensabile vincerla così. Vidal subito, o chi volete voi, pagatela 20 milioni adesso e vi portate a casa Eriksen, perché questo centrocampo è inguardabile. Cioè non puoi tu praticamente avere un attacco stellare di questo, con dei centrocampisti non degni di questi attaccanti che abbiamo. Ragazzi, detto questo, speriamo che il mercato si muoverà a gennaio. Vi saluto, vi auguro buon Natale cari followers, buon Natale colleghi, buon Natale a tutti. Iscrivetevi se volete al mio canale e speriamo che a gennaio, quando torneremo dalle feste, ci sarà una Juventus nuova. Soprattutto voglio vedere in questa cazzo di rosa un centrocampista nuovo. Se succederà è bene, altrimenti secondo me quest'anno veramente rischiamo di perdere anche il campionato, perché siamo incompleti. È bene che lo sappiate, ma lo sappiamo tutti gli youtuber che siamo incompleti quest'anno. Ciao a tutti e sempre Forza Juve, buon Natale e buone feste.